Ninel Donini, quota IDV, lista Uniti per le Marche, appoggia Ceriscioli. Salve. Buonasera. Allora, incominciamo a conoscere Ninel. Ci racconti chi è lei? Bene, io vengo da un'esperienza politica di tanti anni. Ho iniziato a fare politica molto presto, per passione, e ho iniziato, avevo 22 anni. E da quel momento in poi la mia vita è stata, come dire, orientata su due binari. Da un lato la professione, perché non ho vissuto di politica, e dall'altro l'impegno politico, la passione. La mia prima esperienza politica è stato l'incarico di consigliere all'ente ospedaliero di Cagli. Forse i giovani non sanno neanche che cos'erano gli enti ospedalieri, ma una volta c'erano gli enti ospedalieri. E c'era un consiglio con un presidente, io ho iniziato lì. Ed è stata, come dire, un'esperienza interessante, impegnativa. E la sanità è sempre rimasta poi nelle mie corde, diciamo così, affettive, emotive e politiche. Poi ho fatto la consigliera provinciale per 15 anni, ho fatto l'assessore, ho fatto il capogruppo, ho fatto il presidente di commissione, ho fatto, diciamo, un cursus honorum adeguato, partendo da una dimensione più piccola, poi andando a una più grande, la provincia, fino ad essere eletta nel 95 in regione nel gruppo politico del PDS, ed ero capogruppo. Sono stata 5 anni e poi sono stata ricandidata, non sono stata rieletta. Quindi vengo al Partito Comunista, PDS, DS, Partito Democratico. Nel 2009 lascio il PD perché non mi sentivo, non mi ritrovavo, e dopo un anno aderisco all'Italia dei Valori. Faccio un percorso, sono dirigente di questo partito e poi mi chiedono di ricandidarmi. Mi ricandido in una regione, non ce la faccio per pochi voti, però continuo a fare politica. Questa volta mi è stato richiesto di nuovo, ho accettato con piacere, perché ritengo innanzitutto che le zone interne abbiano bisogno sempre di più di candidati e di persone che si mettono a servizio. Io posso farlo, sono una psicoterapeuta, sono un insegnante in pensione, quindi avevo tutte le caratteristiche, diciamo così, oggettive e soggettive per fare ancora politica. Sono, diciamo così, oltre 40 anni che faccio politica, non ho perso la passione, non sono neanche stanca, ritengo anzi che la mia esperienza possa servire e aspetto con ansia di lasciare il testimone a qualcun altro, preferirei una donna. Una donna delle zone interne che abbia voglia di impegnarsi e che ritenga che il suo ruolo e il suo contributo sia importante per le nostre realtà. Sono convinta che ci sia bisogno di donne, di persone impegnate e c'è bisogno di persone che hanno a cuore e che sappiano amare le cose. Voglio dire, in politica ci sono due elementi sbagliati. Si ragiona o solo con la testa o solo di pancia, o l'istinto, la rabbia, il risentimento. Ecco, la politica ha bisogno di persone che ragionino con la testa e con il cuore, perché se non si ama la realtà in cui si vive, se non si amano le persone per cui ci si impegna, non si è in grado neanche di trovare soluzioni adeguate. Quindi questo mi pare, ecco, il mio obiettivo, mettere insieme nella mia azione politica, come ho sempre fatto, ma sempre di più, la testa con il cuore. Infatti il mio slogan che ho scelto con cura è nel cuore le Marche. Le Marche intendendo il territorio, le caratteristiche, le persone. I marchigiani non ci stava perché era troppo lungo, ma io penso alle Marche come ai marchigiani, come alle persone che vivono e soprattutto alle persone che hanno meno voce o hanno la voce flebile, che sono persone anziane, persone disagiate, persone che hanno perso il lavoro, che sono bambini con handicap a cui viene tolto l'insegnante di sostegno, che sono persone malate che sono costrette ad essere trattati come pacchi postali, poi spiegheremo meglio questo. Quindi questo è il mio impegno, la mia passione, le forze che ancora voglio impegnarle e spero che le persone che mi conoscono capiscano e siano convinte, se lo sono, che posso svolgere questo ruolo per la mia zona, per la mia provincia. Bene, Ninel, lei ha chiesto di interagire
con noi, e quindi me lo conferma, ecco, conferma. Prima che qualcuno magari poi ci dice che non siamo stati corretti, quindi noi interagiamo. Confermo. Ecco, tra l'altro abbiamo fatto un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa, un'intervista che l'ha fatto Cevasco, e devo dire che l'abbiamo anche apprezzata, perché lei è una donna davvero piena di contenuti ed è una donna assolutamente per l'entroterra. Io inizierei da qui, se lei è d'accordo. Certo. Il primo problema, perché noi ci chiamiamo Montefeltro TV, adesso Montefeltro richiama solo una zona dell'entroterra, ma in realtà ci sta a cuore tutta l'entroterra, in maniera particolare della provincia di Pesaro Urbino. Perché? Perché siamo un po' trascurati. Ecco, la prima cosa, intanto l'appello l'abbiamo fatto anche con gli altri, cioè, lo ripetiamo perché ognuna di questa registrazione andrà poi a sé. Ecco, votate per dei candidati dell'entroterra, perché statisticamente faremo fatica a essere rappresentati. Conferma questo? Cioè... Confermo, aggiungo però, i candidati dell'entroterra, a cui auguro ovviamente di essere eletti, ciascuno per la propria parte, non debbono essere difensori che urlano, perché non si difende l'entroterra. Perché se io voglio far vedere, come dire, e voglio fare populismo, nel caso fossi eletto in regione, difenderei per esempio il mio ospedale e basta, dicendo ai miei concittadini: vedete, io ho difeso l'ospedale, io ho fatto l'intervento, ho fatto le interpellanze. Non si difende così. L'entroterra si difende avendo la capacità di costruire alleanze con tutti quei territori delle Marche che presentano caratteristiche simili ai nostri territori. Quindi lei dice ricercare alleanze con altri rappresentanti in altre province con le stesse caratteristiche. E faccio un esempio, forse può aiutare a capire meglio. Quando ero consigliere regionale, ero capogruppo, ma ero anche componente della Commissione Sanità, questo per testimoniare il mio impegno. Ed era il periodo in cui una legge nazionale stabiliva che dovevano essere chiusi quei reparti che non erano utilizzati al 75%. E questo qui era un fatto drammatico, perché per le zone interne diventava un problema. Bene, tutti, come dire, gli ospedali, erano 9 poli ospedali, adesso tutti, mi ricordo Cagli, Pergola, Sasso Corvallo, Macerata Felta, Montegranaro, Cingoli, erano 9, a Mandola. E decide insieme, disponemmo un emendamento con cui chiedemmo, fu votato da tutti, che per le zone montane non dovesse valere il raggiungimento di quella quota, perché era impensabile. Punto secondo, facemmo anche un'altra cosa che sembrerebbe assurda. Accettammo di diminuire del 20% i posti letto, che poteva sembrare, come dire, una penalizzazione. No, pensammo, se io ho 40 posti letto e non li utilizzo, se io me ne tolgo 8, li utilizzo tutti. Quindi, per dire che anche se questo va realizzata, va attuata una capacità politica di creare alleanze. Ecco Ninel, ma come si fa? Cioè, lei dice una cosa giusta e apprezzabile, però quando uno dice Pesaro abbiamo 2,7, quel famoso discorso del 4,6 di Ancona. Ecco, come si rende la situazione più equa? Allora, io dico, se non è obbligatorio arrivare fino a quella percentuale, il problema è che se sono sufficienti o meno. Ora, il problema è che non sono sufficienti, perché se fossero sufficienti, non è, ricordo ospedaliero, non è che deve essere per forza un obbligo. Anzi, noi dovremmo puntare a ridurre al massimo i ricoveri. Però il problema è che i ricoveri si riducono se tu attivi delle dighe a monte, si diceva prima, che impediscono il ricovero, cosa che non esiste. Allora, tu togli i posti letto, li diminuisci, non ci sono ai lati, come dire, elementi di sostegno e c'è davvero la disperazione nelle zone interne. E non parlo tanto, perché Urbino, Sirmaguino è capoluogo di provincia, ma io parlo, penso a realtà come Pieia, forse nessuno conosce, Cerreto, che sono ai confini con l'Umbria, con la Toscana. Cioè, per queste persone è quasi impossibile, come dire, essere curati se non c'è un riferimento. Allora, dopo io sono di questo avviso, torno a dire, posti letto se servono. Quindi, dopodiché, non dobbiamo dimenticare, e non va cancellato, Ancona ha un ospedale regionale. Ora, è ovvio che la realtà di Ancona, la provincia di Ancona, abbia una diversa, come dire, qualità di numeri.
probabilmente Ancona è anche quello che ha ridotto meno i posti letto, cioè ci sono tanti ospedali che non sono stati ridotti come è accaduto nella nostra provincia, ma se questo non è anche il punto, per me se l'attuale struttura garantisce con soddisfazione degli utenti i servizi a cui l'ente ospedaliero, a cui un ospedale deve rispondere, e questo che non c'è secondo me. Le voglio fare due piccoli esempi. Allora, Cagli, tanto per entrare nel merito, ha attualmente la lungodegenza, alcuni ambulatori, al prelievo sangue, a un punto di primo intervento di 24 ore che vogliono trasformare in 12 ore. Bene, allora, secondo la logica di questi 20.000 amministrativi, ecco, lei sta rispondendo prima, piano piano, è stata molto attenta. Sarebbe quella di, così fatta, diciamo, Pianello arriva al 118, questa persona viene presa in consegna e viene portata a Urbino, poi Urbino decide cosa deve fare e poi la mandano a Cagli. Ora dico, se uno deve passare davanti un punto di primo intervento, a meno che non abbia chiaramente patologie, che non è in grado di curare un ospedale piccolo, questo deve essere ricoverato in quella struttura. Quindi o lunga degenza, vanno aggiunte almeno 5 posti di medicina per acuti, perché adesso io mi sono ricoverata a Cagli. Teoricamente non avrei potuto, perché a lunga degenza non prevede il ricovero così immediato. Certo. Questo per dire, secondo me, va proprio ridiscussa. E la cosa che mi chiedo preoccupa... Chiedo scusa se la interrompo un attimo. Prego. Anche la lunga degenza, sì, spesso e volentieri, io la chiamerei almeno per il 50% il parcheggio per gli anziani, no? No, è anche potrebbe posta essere, puzie, però, potrebbe è... essere, sì, cioè si potrebbero occupare molto meno posti se ci, sì, fosse il servizio a domicilio, per esempio, sì, che non lo so se costerebbe, sì, poi di più. Questo lei che diciamo è abbastanza, sì, tecnica da questo punto di vista, sì, cioè secondo lei costerebbe di più? Adesso io... Forse andrebbe studiato se costerebbe di più, non in tutti i casi. Cioè sembra che manchi proprio la buona volontà, il buon senso, sì, di ragionare, diciamo, su queste non tematiche. Non in tutti i casi, la lungodegenza è la postacuzia, non è che per forza anziano, non è detta. E la postacuzia in alcuni casi, io non sono un medico, potrebbe essere curata a casa, se ci fossero anche qui con gli elementi di sostegno. La cosa che però mi preoccupa è questo qui, secondo me. Ritengo che gli ospedali, diciamo, minori, debbano svolgere un ruolo di primo livello, ma lo debbano svolgere adeguatamente, punto primo. Punto secondo, ci può essere un secondo livello, che può essere Urbino, che può essere Pesaro, benissimo, si vada, ma sia l'ospedale che ti ricorda che capisce cosa deve succedere. Perché se così non è, questo ammalato gira il mondo, adesso gira il mondo chiaramente è un eufemismo, ma sicuramente non si fa l'interesse di quell'ammalato. Io quindi ritengo che i piccoli ospedali debbano avere un reparto di lungodegenza e dei posti di medicina, siano 5, 6, ma che permettano una sosta di qualche giorno per capire cosa accade, aggiungendo che ci deve essere un personale di qualità, perché gli ospedali li fanno anche i medici e ci sono reparti che valgono e reparti che non valgono. Beh, questo dipende anche per il fatto davvero che questi 10.000 amministrativi forse era meglio avere un po' più di medici e più infermieri. Faccio un altro esempio, la cosa che io non accenno, che mi dispiace, mi preoccupa, se noi siamo Cagli, Pergola, Soccorvado, Urbino, se noi diciamo che vogliamo restare in vita, ci dicono che siamo campanilisti. Bene, Pesaro e Fano sono distanti 10 km e difendono legittimamente le due strutture, però loro non sono, sono esigenze legittime. Ora, su questo, un altro esempio, sono stata giorni fa in ospedale di Pesaro. Bene, reparto di pediatria, ci sono due reparti di pediatria, una a Pesaro, una a Fano. Due reparti di neonatologia a Pesaro e a Fano. Cioè, non può essere. Allora, facciamo... Ma esatto, cioè... Non può essere. Cioè, se anche le strutture dell'entroterra, no? Io lo continuo a dire, un po' come... fossero negli ospedali privati, cioè tu fai la clinica specializzata, no? E potrebbero essere benissimo usate le strutture dell'entroterra, sì, cioè ovviamente l'emergenza è un ragionamento da fare diverso, perché certo, l'emergenza, cioè, tu devi raggiungere, no? Sì, ci sono dei, certo, termini stabiliti che secondo noi non vengono rispettati, fermo restando questo, no? Se uno, per dire, se io mi devo curare il ginocchio o la spalla, sì, se io avessi un centro specializzato, no, per questo, attenzione, nel pubblico, perché io non capisco per quale motivo
no? Sì, già, però lei è il andato, pubblico non è in grado. Sì, lei poi è andato nell'altra specializzazione, sono ancora a livello più basso. Un altro esempio, sempre di pediatria per capirci. Fano e Pesaro hanno, quindi, pronto soccorso, come dire, intasati da ricoveri di pediatria con una diarrea per i bambini. Allora, se ci fosse nei poli ospedalieri un pediatra che stamattina, non il reparto di pediatria, perché una mamma che è spaventata, se non sa, va a chiedere ricovero in pediatria, e quando non ce ne sarebbe bisogno. Allora, io ho due proposte, farò. Farei, se fossi eletta, innanzitutto di mettere, come dire, un pediatra nei poli ospedalieri e poi stabilire assieme al medico di base due altre figure, il geriatra, poi vedremo perché, siamo la provincia, ma anche la regione, con il più alto numero di anziani. Non è pensabile che non si adegui la struttura a questa realtà. E la presenza di uno psicologo di base, perché è dimostrato che il 30% dei disturbi, cioè delle persone che si rivolgono al medico, hanno problemi di tipo psicologico che poi si trasforma in disagio fisico. Quindi c'è un risparmio del 30%. Questo forse sarà, spero, l'argomento che convincerà questi 20.000 amministrativi a far sì, cioè, che va cambiata. Sono 10.000 per, sì, cambiata, per non essere troppo tanti. Sono tanti, aggiungo anche la cosa strana, che questi, il personale della sanità della Regione Marche viene utilizzato, alcuni casi, 3 giorni alla settimana, va all'agenzia regionale sanità. Allora, la domanda che io mi pongo, se una persona può stare assente per 3 giorni dal suo posto di lavoro, vuol dire che questo posto di lavoro è quasi superfluo, c'è qualcosa che non torna. Credo quindi che la sanità, in sanità vada abbattuto il pensiero unico che ha cercato di convincerci, io lo dico questo da anni, di convincerci che tutto andava concentrato, che la misura grande andava bene, che dovevamo tacere, stare zitti perché c'era un livello diverso. Con questo principio, ora, se lei un ammalato, un infarto grave, un infartuato, oppure uno che deve operarsi al cuore, nelle Marche saranno, cito a caso, non so, 200 su 1,5 milioni di abitanti. Bene, sono pochi, per fortuna, e in quel caso vanno curati. Però ci sono, diciamo così, 500.000 persone che si ammalano di polmonite. Io devo più preoccuparmi di quelle, che sono tante, anche dell'eccellenza, ma non trascurare per l'eccellenza, perché poi questi 500.000 vanno comunque da un'altra parte. Se non hanno. Noi abbiamo, sempre tornando al reparto di neonatologia, abbiamo, come dire, dato spazio e rinforzato il centro di Rimini. Abbiamo solo il Salesi attualmente, che ha un reparto di neonatologia. Quindi, quando il Salesi è colmo, si mandano a Rimini. Ora, Pesaro ha un senso, secondo me, che deve avere un reparto di neonatologia, che è diversa dalla pediatria, per esempio. Non si può fare la confusione. Ecco, la sanità, secondo me, va analizzata con un lente ingrandimento. E parlare di ospedale unico, personalmente, non mi affascina. Perché tutto il dibattito è concentrato su questo, un po' passate in passo, la fanno Grosseto. Io non sono contraria, ma se non ci sono i soldi, perché intanto non aggiustiamo le vie nazionali, penso alla Flaminia, che sono impraticabili? Perché se non si aggiusta la Flaminia, la fanno Grosseto non è ancora terminata, tutto il flusso turistico che va da Perugia all'Adriatico va al sud. Va, certo. Cioè, va alla Quadrilazzo, ma è questo che vogliamo? Ecco, va, come dire, va ripassata la Flaminia all'ANAS, punto primo, e vanno aggiustate, migliorate le vie di comunicazione che già esistono. Dopo, se fra 10 anni potremmo fare l'ospedale unico, potremmo fare, fanno Grosseto, benissimo, ma adesso rischiamo di creare altri incompiute e secondo me non ce lo possiamo permettere. Ecco, una parentesi, poi torniamo a parlare di strade naturalmente. A proposito delle famose incompiute, no? E voglio dire, una delle domande fatta da Gianluca Serignoni, scusate, che è del comitato Intervalle Salviamo la Quinza, e lui fa riferimento praticamente, abbiamo un esempio simile, no? Perché ci sono problemi, diciamo, di normativa, no? Certo. Per come è fatto. Ecco, l'esempio è in Svizzera, praticamente in un traforo quasi gemello alla Quinza è operativo. Sì, sì, ma in Italia, ecco, infatti. Questi 10 chilometri, ovviamente sì. Ci sono dei costi. Sì. Ripeto, abbiamo il problema delle strade, ne parliamo subito, certo, dopo. No. Qual è il suo parere, proprio domanda secca, sulla sì. Quinza a prescindere dal discorso E78?
No, il problema è questo. Cioè lei lo prescinde o... Io dico no, ci sono i soldi per farlo, si no, faccia. E allora non è che sono io soldi, che decido. Ma neanche per fare le strade. Allora dico, però un conto è restaurare una casa e un conto è costruire l'ex novo. Allora, restaurare una casa generalmente può costare di meno, non è detto che farle una nuova, certe volte non si può, si deve rinviare. Io sono convinta di questa cosa qui, dopodiché non è detto che tutti devono essere d'accordo con me, però io vivo a Cagli e vi prego di dire che la Flaminia che viene utilizzata dagli Ogubini e dai Perugini per andare al mare è impraticabile. C'è un semaforo per una, sì, un dissesto creato mesi fa, rimasta ancora lì e c'è una fila enorme. Ora, questi qui tra un po' i Perugini andando al mare a Civitanova, andando da altra parte, ma legittimamente. Allora, chi ci sta ascoltando, sì, ecco, noi siamo una TV demagoga, per cui la maggior parte dei nostri ascoltatori, mentre guardano le varie interviste, sicuramente si staranno lamentando, lo so perché sì, conosco ma... i miei ascoltatori. Io sono per tolleranza e per il rispetto. Sono urlatori, sicuramente diranno sì, ma non stai rispondendo a questa domanda, sì, ma non di qua di là. Le strade, i soldi non ci sono, sì, dobbiamo aggiustarle per forza, perché voglio dire, tra un po' andiamo in giro col carro armato. Cioè, prima c'erano le pezze, le mezze pezze, adesso siamo arrivati alle voragini direttamente, per cui sono impraticabili. E c'è chi dice, per esempio, che nella nostra vicina regione Romagna, no, Ceriscioli, e quando sapevano che dovevano smantellare le province e avevano preso una certa quota di denaro, se l'erano messi da parte proprio per compensare questa situazione. Ci sono anche delle beffe, reporter, per esempio, visto, no? Abbiamo sì, visto tutti la puntata sì, di Reporter, dove certo, e no, si dice guardate che i soldi per le strade ce li avete. Certo. Cioè, e allora che dobbiamo fare? Cioè, perché dobbiamo assolutamente iniziare dalle strade, ormai non si può più... Sì, allora, le strade sono, secondo me, elemento e strumento di civiltà. Certo. L'impero romano, come primo atto che dimostrasse la sua potenza, ma che al tempo stesso gli permettesse di collegarsi con i punti più estremi, fece le strade. Erano talmente fatte bene che tuttora noi percorriamo più o meno i tracciati che fece i Romani. La Flaminia è il tracciato dei Romani. Voglio dire, erano così tanto più intelligenti di noi. È andata bene perché sarebbero stati rottamati adesso, però noi non c'era la rottamazione, è andata bene. Con noi ancora percorriamo le strade che hanno fatto i Romani. Allora voglio dire, i soldi, adesso non sono un'esperta, spetterà chi amministra fare le scelte. Sicuramente l'investimento, come dire, sulle strade è prioritario, perché poi le strade si collegano al turismo, la cultura, certo, la stessa sanità. Perché se lei trasporta un malato con un'ambulanza su un terreno disastrato, certo, non è che ha la garanzia che arrivi, come dire, meno male, insomma, al punto in cui deve essere. Quindi io sono quello fondamentale. Non devono essere strade che distruggono l'ambiente, ecco, strade ecosostenibili, anche su questo. Non è che adesso cominciamo a distruggere tutto. Ecco. Ci vuole rispetto sia per i bisogni delle persone, ma anche per i bisogni dell'ambiente. Cioè non è possibile distruggere e stravolgere un paesaggio, che secondo me il nostro paesaggio, della nostra provincia, ma anche delle Marche, dovrebbe essere un bene dell'UNESCO. Perché è un paesaggio irripetibile che va conservato e andrebbero impediti tutti quegli interventi che stravolgono il paesaggio. Su questo sono molto contento. Territorio trascurato come il nostro, sì, perché è inutile, cioè chiunque vede una certa differenza tra la vicina Romagna e le Marche, c'è anche una diversa quota di abitanti. Sì, però guardi, noi confrontiamo la Romagna della costa, perché non è detta che la Romagna dell'interno sia, come dire, molto meglio di noi. Ora, noi confrontiamo la Romagna con Rimini, Riccione, cattolica. E beh, la Romagna, quello è un aspetto della Romagna, ma l'altra Romagna interna è un pochino anche io disagiata. Ecco, dobbiamo sempre prendere, cioè non sommare in algebra le oche con gli asini, sono due cose diverse. Certo, la costa è avvantaggiata nelle Marche e in Romagna. L'entroterra è svantaggiato, secondo me, nelle Marche e in Romagna. Quindi, in pratica, quindi in sostanza, quello che dice lei, e ripartire creando un gruppo di persone, sì, trasversale, quindi non per forza nella provincia di Pesaro, sì, cioè
persone politico, ovviamente, politica nell'entroterra anche di altre province, per cercare di creare un gruppo di pressione, insomma, è questo l'inizio per riuscire a parlare di entroterra? Perché sono caratteristiche simili. Il sud delle Marche, la provincia, mettiamo, di Ascoli Piceno dell'interno, non è che sta meglio. Pensi che già avevano inventato, con scarso successo, un assessorato al Piceno, per farle capire, no, che veniva quella zona individuata come zona di frontiera. Quindi sono Amandola, è simile a noi, le zone del Fermano sono simili a noi, cioè non c'è differenza, però noi non riusciamo molte volte ad andare oltre il nostro obiettivo provinciale. Dobbiamo costruire percorsi simili con territori che hanno le nostre stesse esigenze e i nostri stessi disagi. Questo è possibile, però attenzione, la cosa che si dice sempre, però di partiti diversi. Allora, la nostra struttura politica è così fatta. Generalmente è difficile trovare alleanze al di fuori delle appartenenze politiche ed è difficile generalmente, poi quando capita sono effetti casi rarissimi, è difficile che una proposta fatta dalla minoranza, se non viene fatta propria dalla maggioranza, la proposta non passa. Quindi anche questo è un problema, perché ciascuno vuol far vedere che ha ottenuto. E se però quella tua idea la prende un'altra forza politica, ecco, su questo è messo un pochino più laici. Cioè, se c'è una qualità della proposta, voglio dire, pur restando in capo alla maggioranza la responsabilità dell'attuazione delle scelte, non si può snobbare solo. Sarebbe perché molto interessante, proprio dicendo quello che sta dicendo lei, riuscire a creare, chiamiamoli dei gruppi di lavoro trasversali, non è forse una bella parola, però delle persone che davvero, cioè nella politica e anche persone fuori dalla politica, tecnici, primi cittadini, cioè se partissero dei gruppi di lavoro tematici, forse si potrebbe creare un bello strumento, no? Che avrebbe anche un carattere di spinta politica, anche locale, poi, perché d'accordo. Poi c'è una persona, a prescindere anche dello schieramento, però una persona che si è messa in primo piano su queste tematiche, a prescindere dall'appartenenza politica, poi ne avrà i suoi frutti, anche nelle comunali, a tutti i livelli. Uno, allora, deve fare politica. Quindi questa può essere la strada? Sì, deve fare politica solo per affrontare i problemi. Io direi, forse ormai io sono, come dire, abbastanza âgé, ma la politica è la soddisfazione in sé, se riesce a fare le cose. Io ho due esempi che voglio farle. Quando ero capogruppo e parlavamo di punto di poli ospedalieri, riunì tutti i sindaci che avevano l'ospedale come il nostro. Beh, il sindaco, lo cito perché poi siamo andati, il sindaco di Cingoli era di Alleanza Nazionale. Ma abbiamo costruito insieme un percorso, poi chiaramente è stato votato anche dai suoi rappresentanti, perché era un'esigenza giusta che andava al di là delle appartenenze politiche. E con questa persona, poi lui ha fatto altri percorsi, siamo rimasti amici. Altra cosa, e ne parlo con orgoglio, un comune di questa provincia, di cui veramente non faccio nomi per la privacy, e che aveva fatto domanda per ottenere dei fondi europei per un impianto sportivo. Allora, io PDS, e questo comune aveva un sindaco di destra. Aveva tutte le caratteristiche per rientrare in questo finanziamento. Quindi la cosa è talmente banale che non ho... Bene, sono stata rimproverata dagli organismi del mio partito, adesso non lo fanno più, dice, ma tu come hai permesso che quel... Come ho permesso? Ma come vi permettete voi di dire che andava bloccato un finanziamento per quei cittadini che avevano diritto di averlo? Quindi poi ci sono le persone in politica. Io dico sempre, guardi, un'idea sbagliata nella testa di una brava persona può fare qualcosa. Un'idea buona in una persona sbagliata non può fare niente. Ora, le persone contano, contano le qualità, contano le storie politiche, contano gli esempi di vita. Conta tutto questo, perché la politica non è soltanto appartenenza di partito, è anche storia personale, è anche costruzione di un percorso di vita che va comunque giudicato. Come io giudico i medici e dico quel reparto non mi piace, deve essere giusto che deve essere giudicato un politico, non nella maniera, come dire, come fanno in America, per cui controllano, non è questo, non bisogna essere bacchettoni, però un percorso di vita sì, deve essere esemplare. E si può fare questo, secondo me.
L'apprezzo per, no, la sua positività. Cioè, lei è una persona molto pratica. Questo sì. È. Guarda, sono andata io qualche giorno fa in una cittadina di questa provincia, che non cito perché non voglio creare problemi. Bene, ho sentito in questa cittadina la disperazione. So che rispondevo prima, la disperazione. Sono problemi reali, la sanità e a livello economico. Però se non c'è la speranza che qualcosa possa cambiare, non c'è ragione di vita. Ma vede, cioè la gente ormai è rassegnata. Non, perché è rassegnata? Guarda, sì, perché è vent'anni che siamo governati, allora, guarda, male. Cioè, sì, d'accordo con lei, però dobbiamo pensare che vent'anni e un giorno si possa stare meglio. Perché se non c'è la speranza, non c'è ragione di vita. E la politica è di per sé stessa speranza, perché è costruzione di un futuro migliore. La disperazione rende disperati e non si vive più. Allora, io vengo dalla scuola. Ai miei ragazzi ho sempre detto, anche a quelli che magari hanno condizioni economiche più disagiate, guardate che c'è una speranza di costruire un percorso diverso. Questo spetta all'insegnante, questo spetta alla politica. Questo spetta anche la psicoterapeuta, che il proprio paziente deve dare la sensazione che ce la può fare, che non vuol dire illudersi, anche questo vorrei essere, vuol dire però, adesso non hai un lavoro, però tu puoi costruire, puoi farcela, ci può essere una speranza, ci può essere, che cosa diversa da dire ah, tutto sarà facile, nulla sarà facile, ma nulla sarà di impossibile. Questo va dato ai ragazzi, questa speranza, lo deve, perché penso un genitore che torna a casa, basta, non ne posso più, ma che messaggio dà il figlio? Non può essere questo. Allora, il politico ha una funzione, a modo suo, veramente pedagogico, deve dire io mi impegno e col mio impegno ti dimostro che è possibile, che poi si può sbagliare, si possono fare cose assurde, su questo però, insomma, altrimenti uno perché fa politica? Allora, spiegatemi, lo fa per avere soldi? Per avere potere? Ora, beh, altri, tanti sì, probabilmente. Però quello, devono andare nel lettino dello psicologo, che è un'altra cosa. Allora, la politica si fa perché uno ha delle idee che ritiene che possano migliorare la società in cui vive. Poi può sbagliare, però questo è. Perché per fare soldi, allora dico, in maniera onesta, la politica non fa fare soldi, fa stare meglio. Pensare come Formigoni, che aveva 49 milioni di euro, quello non è la politica. Perché è vero che un politico, anche un consigliere regionale, ha uno stipendio adeguato, ma il livello di vita, si inaugura una sezione, deve pagare. C'è una festa, paga. Quindi alla fine stanno bene, ma non ci si arricchisce. Allora, Formigoni non ha fatto i soldi perché era presidente, ha fatto in modo diverso, non so come, non mi interessa. Quindi anche questo va sfatata, questa... Sì, fatto. Bene, vabbè, mi viene inevitabile farle la battutaccia, cioè... E ora qui sono davvero demagogo, no? Sul Fatto Quotidiano, cioè, praticamente 1 su 10 dei candidati, sì, alle regionali sono indagati. D'accordo, non è una condanna, però sì, non è un bel segno che si dà al paese, soprattutto quando abbiamo questo famoso 50% di persone che ad oggi, sì, almeno così dicono i sondaggi, non votano. Certo, non va bene. Cioè, se noi vogliamo cambiare dobbiamo anche un pochino attenti a chi, certo, votiamo, perché, certo, troppo spesso diamo un, certo, voto di favore. Certo. E invece dovremmo capire le persone, ecco perché noi per esempio abbiamo fatto questa parentesi di 40 minuti che, certo, sono tantissimi, lo sappiamo benissimo, tantissimo, però per conoscere un po' di più le persone, no? Con lei abbiamo approfondito, sì, la sanità, certo, certo, però abbiamo capito che persona è, ecco, certo, questo è importante, quindi stare attenti assolutamente, sì, al voto, ripeto per l'ennesima volta, certo, chi abita nell'entroterra che si vada almeno a dare un voto a una persona quantomeno che ha competenze sull'entroterra, certo, perché, certo, sennò non servirà a nulla. Dunque le volevo dire, sì, allora, nella regione Marche rispetto ad altre realtà la situazione, parlando dei rimborsi elettorali, è meno drammatica. Sembra ci sia un caso di truffa, pare, ma per il resto pare che siano rimborsi. Ora, sicuramente c'è stata un po' di leggerezza. Ecco, io, se lei chiede il rimborso di un libro, un po' di leggerezza, perché non è che sono rimborsi da 5.000 euro. Leggerezza sì, però al tempo stesso c'è stata anche una trascuratezza da parte dell'ufficio di presidenza. Spiego meglio.
I gruppi, tutti i gruppi, hanno un loro bilancio che viene regolarmente ogni anno passato al vicepresidenza nei termini. Io presuppongo, avrei presupposto o presupporrei che i funzionari di questo vicepresidenza che prendono fior di migliaia di euro più di un consigliere regionale, ma secondo lei... Scusi, non posso fare a meno di interrompere, ma in questo paese comanda la politica o il burocrate? O il funzionario, se vogliamo usare una parola, o le lobby? Dovrebbero comandare tutti e tre. Funzionario, le lobby no, due, politica e funzionario. Poi in un rapporto virtuoso al loro interno, torno a dire, se io presento un bilancio, vengo qui da lei, lei è un funzionario che prende 6.000 euro al mese, più i premi, e io le do il mio bilancio, presuppongo che lei lo guardi questo bilancio, no, cosa me lo fa fare? Bene, lo guardi. Se lei mi dicesse, guardi, qui c'è una spesa che non va bene, allora, secondo lei, se lei me lo dice una volta, io la volta dopo la rifaccio? No. Ma se lei non mi dice niente, io sono portata, poi io posso sbagliare, posso essere superficiale, ma sono portata a rifarlo. Allora, non c'è stato un rilievo che l'ufficio di presidenza ha fatto ai bilanci dei gruppi consigliari. Allora, i gruppi consigliari hanno i loro difetti, superficialità, senza considerare che probabilmente finirà tutto una bolla di sapone, perché è stata fatta una legge lo scorso anno, dopo la vicenda della Toscana, con la quale si dice che un consigliere regionale non deve specificare esattamente dove, che tipo di spesa fa, è un tipo di spesa collegata al suo ruolo. Quindi probabilmente questa indagine, non solo delle Marche, finirà in niente. Perché quella legge, tra virgolette, ecco, tolta la truffa, oppure casi, adesso io dico in generale. Dopodiché non va bene, vanno, come dire, queste cose vanno cambiate, così, però lì ma ci come sono. Ninel? Cioè, no, innanzitutto, guardi, io... Lei pratica, no? Sì, lo so che questa è una domanda molto difficile, come lo cambia il mondo? No, per esempio, no, guardi, questo come finanziamento ai partiti, io credo che andassero lasciati i soldi, ma andava controllato il bilancio in maniera certificata, anche con un'agenzia esterna. Lo stesso, il gruppo deve avere un bilancio che viene certificato da qualcuno che lo fa. Dopodiché, se tu dici questo è sbagliato, come fa un commercialista con un'impresa? Guardi, questo bilancio, questa spesa non è deducibile, lei non la mette più. Quindi non è già inventare, è già stato tutto inventato. La ruota è stata inventata, non la possiamo, dobbiamo applicarla. Questo, come si diceva prima, sentivo nel dibattito precedente, no? Anche i fondi europei sono scritti in maniera astrusa. Ed è impensabile che si possano utilizzare i fondi con un regolamento scritto così. Aggiungo, con un regolamento che non prevede, l'ho fatto un po' per fare un po' l'esempio, non prevede neanche il controllo in itinere. Alla fine, è troppo tardi alla fine. Perché se quelli li ha spesi male, tu non li riprendi più i soldi. C'è tutta una burocrazia che va migliorata. Io non sono per demonizzarla. Vi spiego perché. Il consigliere passa, il burocrate rimane. Meno male. Perché le pensi se ogni 5 anni dovesse essere cambiata la burocrazia, deve essere di qualità controllata, come dire, in maniera precisa, forse anche in maniera più puntuale, ma, no, ma deve esserci, noi non siamo gli americani, loro hanno le lobby hanno il loro burocrati, noi siamo altro, abbiamo una cultura diversa. Ora, la burocrazia deve essere di qualità, controllata, non deve stare per 30 anni al suo posto, ma deve esserci, perché io devo avere riferimento. Da questo punto di vista, poi su questo argomento termino, io vedo con un po' di indecisione il problema che il tecnico che è responsabile, il dirigente che è responsabile. Mica mi sta molto bene, perché sul dirigente si scaricano colpe che forse non sono sue a volte. Ora, a ciascuno il suo. Il politico faccia la sua strada, dia al dirigente indicazione, esempio delle biomasse, poi si è risolto perché il governo ha fatto... Beh, ma le pare possibile che quel dirigente, chiunque esso sia, abbia fatto tutto senza che nessuno l'abbia detto? Chi ci crede? Mi pare un po' impensabile. Quindi dico, burocrazia, dirigenti, politici, istituzioni serie, funzionari seri, rispetto della legge, per una regione in cui non stiamo male, in cui potremmo stare meglio, sono le cose sbagliate, la sanità è una di quelle. Non voglio parlare della casa della salute, mi schiudo, non voglio parlare.
Quindi non ci dice sì o no. Io sono contraria. Contraria, cioè, sento, si deve fare dove non c'è niente. Dove c'è un ospedale va lasciato con le funzioni compatibili con l'economia, quindi con i soldi, con il territorio, con la qualità. Nessuno deve essere lasciato a casa e dobbiamo dare importanza alle patologie più diffuse, non alle patologie, come dire, rarissime, che pure servono, però non attiriamo nessuno. Un sindaco, più di una volta, mi fa notare, io sono il sindaco, ho preso il voto dai miei cittadini e quindi... Cioè, io per 5 anni lavoro, poi sarà il cittadino a riconfermarmi o meno. Mi fa notare questo rispondendomi a una domanda dove io gli dicevo: ma stiamo parlando di Unione Montana, eccetera, non dovreste voi sindaci, io parlavo al plurale, invece su questioni così importanti confrontarvi con i vostri cittadini. Quindi c'è una politica, diciamo generalizzando, a prescindere dai colori, no? Certo, che certo. Dice io dovrei di tanto in tanto mettermi a confronto con delle riunioni pubbliche, quindi su cose importanti dovrei consultare i miei cittadini, certo. Sempre se i cittadini poi partecipano. Vabbè, attenzione, certo. Invece c'è chi dice no, cioè io ho il mio mandato, tipo Renzi, io ho il mio mandato, governo per 5 anni, se governo bene sarò riconfermato. Come la vede lei su questo punto di vista? È chiarissimo come la vedo io. Sono totalmente contraria. Allora, il sindaco, parliamo di sindaci, siamo stati Renzi. Che... Sì, no, parliamo del politico in generale. Allora, la politica in quanto tale è capacità di mediare tra interessi diversi. Faccio un esempio. Sindaco 5 Stelle, oppure diciamo del PD. Io faccio il sindaco, se devo essere il sindaco, innanzitutto mi hanno votato, non tutti i cittadini, ma hanno votato, in una parte mi hanno votato i cittadini, perché la parte che mi ha votato. Quindi teoricamente se io non medio dovrei pensare solo a quelli che mi hanno votato, quindi già c'è una contraddizione in termini di partenza. Allora, punto secondo, la politica è capacità di cogliere esigenze diverse e di farne sintesi. Allora, di per sé la politica non può essere, io sono contraria alla delega di mandato, governo 5 anni e poi no, per 5 anni si possono fare danni che poi innanzitutto costerebbe il doppio, come dire, sistemarli, ma che poi a volte non sono neanche rimediabili. Allora, il sindaco deve confrontarsi con il consiglio comunale, non c'è dubbio, con le forze politiche, con i sindacati, quindi con cittadini organizzati e poi con i cittadini. È vero che non partecipano, però non partecipano, sai perché? Anche altri motivi, poi è cambiata la vita politica, perché forse pensano che non contano niente. Se certo, io vado lì, c'è la sfiducia. Dopodiché anche in questa campagna elettorale, cosa sto notando io? Che non sono più riunioni. Devi parlare con le persone, quindi è una fatica, nel senso che ti sposti, però voglio parlare, voglio come toccarti, sentirti. Guardi che la campagna elettorale di parecchie persone si sta riducendo a circoli e basta. Sì. Voglio dire... No, però, guardi, abbiamo magari informazioni diverse, però attualmente c'è stata una riunione a Cagli ieri, è venuto il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, e... c'era una parlamentare europea fatta dal PD, c'erano 25 persone, cioè, non può essere, no? Non può essere, vuol dire che quella modalità di fare politica non va più bene, non che non serva, che non raccoglie più di questi 25, poi 8 erano precettati, nel senso sindaci, queste cose qui. Allora, tornando al sindaco, io sono persino unioni, io ero d'accordo anche per le comunità montane, che poi si chiama Unioni Montane, che poi ne pensi anche all'assurdità della riforma è stata fatta. Un sindaco dovrebbe fare il sindaco, fare anche il consigliere provinciale, perché poi sì, deve fare anche l'assessore. Cioè, è impensabile, cioè, non si sono allargati gli spazi, sono ridotti. Gli spazi di partecipazione, sì. Sono modificate alla base le condizioni, sì, su cui fu costruita questa Repubblica, sì, con, guardi, tutti i difetti che ha questa ho Repubblica, perché parere. Non ho dubbi che se ne ha, però non ha senso. Io ero uno di quelli che era in favore per la chiusura delle province, ma fatta in questa maniera, no. Allora ma chiudiamo la regione, molto sì, meglio. Ma non, allora, guardi, per le città come Ancona e forse Pesaro, la provincia che ci siano, penso ad esempi nostri, che ci siano, ci sia, ma per la maggioranza dei comuni marchigiani sono comuni medio piccoli, quindi da 10.000 abitanti in giù,
tolto Pesaro, lo fanno, Macerata, lasciamo stare. Ora, per queste realtà la provincia era un elemento importante di coagulazione. Lei pensi che quando io ero consigliere provinciale facemmo le palestre piscina nei comuni, quando mai un comune ha potuto fare la palestra piscina? Voglio dire, la provincia aveva un senso, dopodiché gli abusi, ma questa è altra cosa. Vieni un po' in mente, venendo da Urbania, Fermina Urbania, c'è un bellissimo viale pieno di alberi e si dice che qualcuno li voglia abbattere perché andando forte le macchine vanno a sbattere. Ma sarebbe molto meglio impedire che corrano. Cioè, voglio dire, è lo stesso questo, non è la provincia come tale. Sicuramente gli sbagli, gli abusi, ci sta tutto, ma io devo ammazzare il malato per capire che malattia sono. Sì. Ci siamo col tempo, allora. Finito. Io direi... Perché votare Ninel Donini? Il tempo è passato, in effetti no, se si interagisce il tempo passa prima, sì. Mentre quel monologo di 30 minuti effettivamente è esagerato. Sì. Io direi a questo punto di le do la parola finale per dire per quale motivo sì. Bisogna votare a lei. Allora, bisogna votare a me perché sono una donna appassionata di politica, perché con la mia storia ho dimostrato che si può fare politica in maniera pulita e seria, e non è poco, perché voglio essere ancora di più un esempio per come si può fare politica, perché amo la mia città, che è Cagli, e spero che i cagliesi capiscano questo, perché amo la mia provincia, e perché ritengo che ci sia bisogno di una persona che riesce a mettere insieme, dicevo prima, la testa e il cuore, e perché ci sono di persone che hanno rispetto degli altri e che fanno politica con gentilezza. Nel mio programma per le primarie avevo ipotizzato, lo ripropongo qui, che il 13 novembre venga dichiarata giornata della gentilezza, anche nelle Marche, perché è una giornata mondiale della gentilezza. Grazie.